consapevolezza a intrecciare la vostra volontà. La consapevolezza a far sì che i vostri desideri coincidano con quelli degli altri. Allora noi vi separeremo di nuovo. Recideremo i legami che vi uniscono e così l'umanità tornerà al proprio posto. Possa Primo Genesis segnare finalmente l'inizio dell'era della ragione. Rilassatevi, Vostra Maestà. Non volete giocare? È passato così tanto tempo. Sì. E ciò che volete. Uomini, siete tutti così arrendevoli. Creature così deboli. Graziate dal potere degli Aikon. Eppure schiave di mutevoli emozioni che vi condannano al vostro destino. Così vi affannate a vincolare fragili volontà a esili coscienze. L'empia opera di un'empia civiltà. I figli del fuoco si sono infine riuniti e per un istante la loro fiamma ha bruciato intensamente. Presto, Mythos diverrà il nostro perfetto ricettacolo. Ed allora il mondo verrà ricostruito. Non prima che vengano recisi i legami di fiducia, di rispetto, d'amore. Solo quando l'ultimo barlume di consapevolezza sarà estinto, Mythos potrà tornare al nostro fianco. Primo Genesis cancellerà ogni cosa. L'umanità sarà liberata dalla sua impietà e Mythos dalla sua volontà. Però mentre egli ci si aggrappa, ha ancora il potere di forgiare dei nuovi legami. Dunque ti ordiniamo. Trova Mythos e recidi ogni legame. Mi chiedete di distruggere qualcosa di immateriale? Non è possibile. Non vi è nulla che la tua nera lama non possa spezzare, Odino. Ci uniremo a Mythos e daremo vita a un nuovo mondo. Purché il nostro ricettacolo non venga rivendicato dall'umanità. La mia volontà è la vostra. Sarà fatto, padrone. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Final Fantasy 16. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio c'è stata una bellissima battaglia con Bahamut. Però mi sa che Dion è ancora vivo,
penso, e quindi ci alleeremo con lui anche, oltre al nostro caro fratellino Joshua. Intanto c'ho una zanzara qua che mi sta volando intorno, finché non mi punge va bene. Allora, torniamocene qua al rifugio. Come sta Joshua? Dorme ancora. È così da quando siamo tornati. Taria dice che presto si rimetterà in sesto. Per un po', almeno. Ha trovato qualcosa sul suo petto. Un gonfiore, chiuso nella pietra. La maledizione. Per ogni vetta che scaliamo, se ne erge un'altra che sbarra il cammino. Non finirà mai. Persino il cielo sembra essere esausto ormai. Situazione precipita. Il potere della luce. Ficata! Bello! Taria non vuole che disturbi Joshua. Mentre riposa, vado a vedere se Otto ha qualcosa da dirmi. Allora. Un bel casino. Ricordi, facciamo questa secondaria. Forse non è niente, ma dovrei parlarne con Blackthorn. Così facciamo qualcosa di tranquillo oggi. Quindi ci possono scrivere anche qui. Ferisce più la penna, ok. Non va con quel corso di gufri, non farmi vedita all'emporio quando. Che cos'ha Torgal? Sembrava stare bene l'altra volta. Questa mi interessa di più, anche di rispetto a quella di Blackthorn. Allora, però prima. Equipaggiamento Aikon, al posto di Ramu voglio mettere Bahamut. Abilità, guardalo lì, quanti punti ho? 1200. Allora, ok, vedi, così che almeno inizio ad apprenderla. Questo ancora non le ho. Mm.
Ok. Anche vedi, perché siamo vicini, per quello che ho detto. Hai visto quei due che hanno portato da parte? Ho letto il messaggio. Torgal ha qualcosa che non va. Quindi sai leggere. Complimenti. Sì, non è una tragedia, ma ha qualcosa che non va. Ultimamente non mangia più le prelibatezze che gli do. Adorava rosicchiare gli ossi del bollito di Molly, ma adesso non li guarda nemmeno da lontano. Non è proprio da lui. Per questo, secondo me, ha la testa da qualche altra parte. Non lo hai fatto lavorare troppo, vero? Non più del solito. È questo il problema. Vuoi riposarti? Cosa hai detto che era? Un lupo dei ghiacci? A quanto dice il saggio, è così. Forse c'entra quello che si è risvegliato dentro di lui, qualsiasi cosa sia. In effetti le cose sono cambiate dopo Rosalith. Forse Erpocrates ne sa qualcosa. Soltanto qualcosa? Forse sì. Se sentite rumori vi ricordo, ragazzi, che è il ventilatore, perché camera mia è caldissima e vi ricordo sempre che stando siccome stanno facendo i lavori qua di casa, hanno le impalcature e tutto, hanno messo la pellicola, anche ad aprire non mi conviene perché sto peggio di prima, quindi mi devo arrangiare così, tenermi tutto chiuso e andare a ventilatori a manetta. Quindi purtroppo mi spiace se rispetto agli altri episodi qui si sente un po' di più il ventilatore, ma... Saggio, volevo chiederti di Torgal. Pare che non stia bene. Forse è malato? Non credo, ma... Secondo Lady Caron sembra che abbia perso l'appetito. Piuttosto insolito per lui. Dice che non tocca quasi gli ossi. Crede che abbia qualcosa a che fare con quello che è accaduto a Castel Rosalith. Io credo che possa aver ragione, ma non sul suo appetito. Tutti i canidi sono istintivamente portati a rompere gli ossi per il ricco midollo al loro interno. E non vedo perché i lupi dei ghiacci debbano essere diversi. Sospetto che Torgal non sia afflitto da una mancanza di appetito, ma semmai da un eccesso. Se supponiamo che la sua nuova magia richieda ulteriore nutrimento a supporto, può essere che gli ossi che Lady Caron era solita dargli ora non siano sufficienti. Dopotutto, i lupi dei ghiacci cacciano animali molto più grossi, le cui ossa potrebbero contenere nutrimenti diversi. Riguardo al dove trovare un sostituto adeguato, alcune antilopi nei pascoli di Rosaria Orientale sono note per le dimensioni doppie rispetto alle loro cugine minori. Non ricordo di averne viste di così grandi. Non mi stupisce. Le creature più antiche e grandi non lasciano gli altopiani per paura dei predatori. L'ultimo avvistamento di antilope antica che ricordo è avvenuto vicino a Cressida, molto prima che il villaggio venisse abbandonato. Ad ogni modo, sembra un buon posto per iniziare. Buona caccia, Clive. Perfetto. Ah, Arpocates. Mi chiedevo quando saresti tornato. Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Olè, sapere e potere. C'è un estratto davvero affascinante che volevo mostrarti. Quale argomento trattiamo oggi? Ok. Nome da Blackthorn. Blackthorn, hai un momento? Direi di no. Non ci vorrà molto. Volevo solo chiederti come te la passi. August era preoccupato per te. Temeva dubitassi ancora della tua maestria, anche dopo aver scoperto il segreto di quella corazza. C'è forse qualcos'altro che ti turba? Parlarne può farti stare meglio.
Quel bastardo è come un cane con l'osso. Però ha un occhio attento, devo ammetterlo. È solo che, beh, Caro non mi ha mostrato una cosa. Una cosa che non avevo mai visto prima. E sarebbe? Una spada. Uno strano affare con una lama a taglio singolo. Il metallo in sé non era niente di entusiasmante, ma cazzo, era affilatissima. Con un'arma del genere ci si taglia in due un uomo e se ne accorgerebbe solo una volta tornato a casa. Allora è questo a turbarti? Ah, no, non posso dire che mi turbi, ma mi distrae. Continuo a chiedermi come si ottenga una tale affilatura. Ci divento matto. Se sapessi replicarla, daremmo agli spezza maledizioni delle lame migliori. Direi che hai centrato il punto, sì. Vedrò cosa riesco a scoprire. Buone spade fanno comodo. E il nostro miglior fabbro non può distrarsi. Hai un cuore tenero, lo sai. Ma ne sono più che riconoscente. Buona fortuna. Grazie. Vediamo cosa sa Caron di questa spada. Vediamo. Oh, Sharon sa sempre tutto, però. Ti trovo bene, Caron. Cosa vuoi? Vieni al dunque. Dimmi di più sulla spada che hai mostrato a Blackthorn. A taglio singolo, molto affilata. Perdi ancora tempo intorno a lui, eh? Direi di sì. Ma devo aiutarlo a scoprire come fabbricare una lama di quel tipo. La cosa lo distrae troppo. Non c'è da stupirsi. Pezzi del genere si vedono di rado nei gemelli e i pochi che ci sono vanno nelle collezioni private. Per cui è stato facile trovare un compratore. Puoi dirmi chi l'ha comprata? Dove si trova? Si dica chiunque chi sono i miei clienti. Immagino però che tu non abbia intenzione di rubarmelo, vero? E va bene, ma smettila di guardarmi così. L'uomo che cerchi è Lord Ignac, un dalmecchiano. Colleziona armi e cose simili. E ha più denaro che buon senso, il che lo rende uno dei miei clienti preferiti. Credo che sia ancora alla locanda di Dalimil dove l'ho lasciato. Grazie, Caron. Ah, lui è un tipo un po' eccentrico, se capisci che cosa intendo. Grazie dell'avvertimento. Ok. Allora, possiamo fare le altre quest? No, non ci possiamo muovere, quindi dobbiamo andare a parlare con Otto. L'hai visto? Dimmi che l'hai visto anche tu. Cosa ne pensi di questo cielo? Cattivo presagio. Come posso aiutarti oggi, Clive? I tuoi benefattori sono molto generosi. Te lo meriti. Buona fortuna, Sid. Otto, come sta il regno? Il regno? Oh, sta benone. Se non consideriamo che Ciclonia è priva di cristalli madre e che i suoi cieli sono un pozzo nero ribollente. E Gav? È con tuo zio nelle città libere. Aiuta Mid col suo progetto. Gli ho mandato un gufo appena le cose si sono messe male, ma aspetto ancora una risposta. Hai anche buone notizie? Beh, dipende dalla tua definizione di buona. Bene, d'accordo. Che suggerisci di fare? Oh no, io passo il messaggio. I complotti li lascio a chi è più adatto di me. Forse Lady Vivian e il vecchio Biblio avranno delle proprie opinioni su come stanno le cose. O magari non le avranno. Però chiedere non costa nulla. Spero di no. Ok. Allora, io direi adesso vediamo se parlando con Vivian otteniamo qualcosa. Mi sai dire perché tutte le tue escursioni preannunciano qualche catastrofe inspiegabile? Non che quello che è successo al dominio sia colpa tua.
Nessuno poteva prevedere le azioni del principe. Scusa, non ho salvato la tua patria. La mia gente è più forte di quanto immagini. Non si faranno certo fermare da qualche campanile abbattuto. Si riprenderanno in poco tempo. Lo spero. Guardaci, mogi come granchi di palude. Per quanto sia allettante, deprimerci non ci aiuterà a trovare una soluzione. Perché? Credi che ne esista una? Non lo so. Ma sono certa che sarà più facile trovarla se per prima cosa esaminiamo i fatti. Sotto i cieli neri di Balistea non regnano altro che la paura e la confusione. Le terre intorno ai cristalli madre caduti avevano già iniziato a deperire per mancanza di etere. Ma non in questo modo. I cristalli che riempivano i pozzi e alimentavano le fornaci adesso sono soltanto delle semplici rocce. E quelli che adornano il collo delle persone non emettono che un flebile bagliore che nel buio si nota appena. È solo questione di tempo prima che la gente si renda conto che su tutti noi incombe la fine. Eppure temo che un rapido epilogo sia più di quanto possiamo sperare. Mentre tutto il mondo è a corto di etere, uno spicchio ne è inondato e sta generando Akashic a frotte. E attorniata così da orde di bestie dissennate, senza poter fare più affidamento alla magia, anche la più forte delle nazioni vacillerebbe. Rosaria e il Regno di Ferro si trovano a un passo dal crollo, mentre i tragici eventi di Sponde Gemelle hanno paralizzato il Sacro Impero. E neanche a Dalmechia va tanto meglio. Pare che i ministri siano fuggiti in massa dalla capitale dopo la caduta di Zanna di Drago, lasciando la loro amatissima repubblica al collasso. Walud intanto inizia a fare sul serio. Lain Heriar è in avvicinamento verso Ciclonia. Tutto il mondo, in breve, è nel caos. Sembra che la nostra civiltà non fosse nient'altro che un castello di sabbia, che verrà travolto dalle violente onde del tempo. Un castello di sabbia. Non è la mia metafora migliore, ma è adeguata. I rapporti ricevuti hanno valutazioni decisamente più brutali. Senza la protezione delle loro nazioni, toccherà al popolo difendersi contro chi vorrà prendere ciò che gli appartiene. Il che può finire soltanto in un modo. Difendere una fattoria da una banda di ladri di Chocobo è un conto. Ma semplici forconi e palizzate non fermeranno l'avanzata di un esercito. Se il re di Walud volesse invadere, nessuno lo fermerebbe. A parte noi. E adesso andiamo a parlare con Arpocates. Spero di poter fare le queste secondarie, ma così non è. Vabbè, al massimo le faccio nel prossimo episodio, raga. Se riesco al massimo ne faccio una, ma... mi hanno bloccato il codo se non parlo con questi. Scommetto che vuoi chiedermi del cielo. C'è qualcosa che non sai, saggio? Non serve un astrologo per indovinare l'ovvio, mentre ciò che ha disturbato i cieli credo che sia una questione a cui i decaduti potrebbero rispondere meglio di me. E nel sesto giorno gli dèi strapparono il sole dal firmamento, gettando l'oscurità sull'orgoglio della loro progenie. Ma immagino che ricorderai le lezioni d'infanzia sui peccati di Zemeckis fin troppo bene. Pensi siano connesse? Che Ultima fosse uno di quegli dei? Beh, indubbiamente ha sfoggiato poteri che noi mortali associamo alle divinità. Non ha niente di divino. Non è certo il primo dio di cui si può dire una cosa simile.
ma nonostante le favole che parlano dei peccati, non abbiamo quasi nulla in termini di resoconti storici. Con il diario di Mossi il cronista, forse potrei dirti qualcosa di più, ma temo che tutte le copie rimaste siano andate perse. Mi perdonerai, spero. Sta tranquillo. Non c'è niente da perdonare. Anche senza quel diario ci hai detto moltissimo. E te ne saremo grati per sempre. Forse Otto ci dirà cosa pensa quando verrà a sapere cosa hanno detto gli altri. Dai, che voglio combattere, porca miseria. È un continuo parlare con questi tre, eh. Clive, c'è un problema. Solo uno? È una novità. Vero. Infatti, ne abbiamo tre. Sono arrivati parecchi gufi mentre eri alle librerie. Marta ha degli Akashic alle porte e le voci sui mostri tra le colline fuori da Piana Nord hanno messo in allarme Isabella e i suoi. Non dimenticare Dalemil. Lubor dice che i banditi hanno razziato il villaggio. Piove sempre... Sul bagnato, cazzo. Gli spezza maledizioni sono sparpagliati per esaminare i danni nel dominio. E anche se potessi contattarli tutti, dubito che arriverebbero in tempo per essere utili. Ciò significa che solo due persone possono farlo. Io e Jill. Avvertili che arriviamo. Ok, allora. Una è lì. La questa è là. E l'altra è lì. Allora. Tanto ci devo comunque andare, no? Quei cazzo! La bottega! Chi farebbe una cosa simile? Avessi avuto il mio piccone, io... Non ci posso entrare, ma dov'è il tipo con cui devo parlare? Sarebbe lì dentro, ma... Ok, già capito. Non mi ci fa accedere. È bloccata. Sid! La tua nuova compagna sembra molto più temibile di tuo zio. Devo preoccuparmi? Oh. Non vi ho presentati. Jill, Clive mi ha parlato molto di te. Tutte bugie, scommetto. Il tuo Stolas diceva che Dalemil ha un problema coi banditi. Esatto. Ma siete in ritardo. Se ne sono andati con Cibo e Gil giorni fa. Sai dove sono? Oh, il deserto è vasto, ne so quanto te. Il fatto è che ho problemi più impellenti. Che cosa mi hai detto? Che mi hai detto? Ah, ma che tempismo. Diciamo solo che... dobbiamo ancora arrivare a un consenso sulla soluzione al problema di Dalemil. Di questo passo non saranno le azioni dei banditi a portare alla nostra disfatta, ma le nostre. Ho provato a calmare le parti in lotta, ma anche la lepre del deserto ha dei limiti. Se gli parlassimo noi... Credi che ci ascolteranno? Perché non dovrebbero? Non ha tutti i torti, Sid. E se fallirete, non avrete sprecato tempo prezioso. Sono giusto nel cortile. E va bene. Vediamo di sistemare queste dispute. Dobbiamo solo seguire le urla.
Ma sono dentro al bar? Dove dovevamo andare noi? Non diresti così se fossero i tuoi uomini quelli con la gola tagliata. Occhio per occhio è l'unico modo. Assoldiamo dei mercenari e decoriamo le mura con le teste dei banditi, come avvertimento. E che cosa succederà quando i mercenari verranno massacrati come i tuoi uomini? Ne assolderai degli altri? Sarà meglio usare quei soldi per comprare cibo e provviste. Se assoldiamo i mercenari, finiremo per comprare solo l'ira dei banditi. E con quella non si riempiono pance vuote, lo capisci? Ma che succederà quando torneranno? Forse stavolta taglieranno la tua gola. Ora basta. Tutti e due. Se continuate così dovrò sbattervi fuori. Tornate quando vorrete parlare come due adulti. Victor. Che ci fa qui? Sid e Lady Jill. Che cosa vi porta qui? Stavo per chiederti lo stesso. Kostnis si trova nel caos e i mercati hanno tutti interrotto gli affari. Il bacio dell'Erika di Dalimil è rimasto l'unico luogo in cui posso ottenere rifornimenti. Ero qui proprio per questo, quando Mastro Lubor mi ha detto dei suoi problemi. Pensava che io avrei potuto far ragionare questi due sciocchi. Ma se tu sei qui, immagino che la sua pazienza sia agli sgoccioli. Chi erano quelli? Quelle erano le spine nel fianco di Lubor. È il motivo per cui questa città potrebbe diventare come Kostnis. Questa dannata oscurità potrebbe condurre un uomo alla follia, o addirittura un'intera città. Ci stiamo ancora lavorando. Nel frattempo, potremmo pensare ai problemi di Dalimil. Lo spero proprio, per il bene di tutti. Ok. È nelle vicinanze, ma io non posso vederlo. Non ci sono già stati abbastanza scontri? Sì, puoi dirlo. La gente nota i ricchi. Sarà facile trovare questo collezionista. Lui è lì. Dunque, capisci che intendo? Ho visto una stanza piena di gente furiosa e impaurita. Non si può dar loro torto. Lasciate ad ardere. La rabbia, la paura, potrebbero mettere a fuoco la città. Proprio come la penso io. Come fare? Entrambe le parti difendono le proprie case, la propria vita, se solo concordassero sul modo. Ma se non si mettono d'accordo, siamo vulnerabili. E se c'è una cosa che piace ai banditi, è un bersaglio facile. E che cosa farebbe Sid il fuorilegge? Beh, fosse per il mio omonimo, lascerebbe la scelta a loro, intervenendo se le cose andassero male. Sembra l'ideale per un disastro assicurato. Un disastro assicurato, direi che hai centrato il punto. Ma forse, se se ne rendessero conto, potrebbero mettere in discussione tutta questa brutta faccenda. Sebbene sia ovvio che né Conrad né Natalie appoggeranno le rispettive proposte, forse sarà possibile indurli a dubitare delle proprie. Prima di presentare loro una terza possibilità. Vale a dire? Vale a dire riunire le nostre risorse e salvare noi stessi la città. Perché scontrarci? Quando possiamo usare quella rabbia e quella paura contro i banditi? Abbiamo un piano d'azione, direi. Victor, fa visita a Conrad. Trova un modo per farlo rinsavire. Mentre io andrò da Natalie. Come vuoi. Le vostre sono facce nuove da queste parti.
potrebbe tornarci utile. Tranquilli, non temete, saremo io e Victor a parlare. Dovrete solo stare al gioco. Stare al gioco? Intendeva dire di sì. Il gameplay di oggi lo vedo un po' noiosetto, devo. Immagino Conrad. Ah, eccola. La signora della lancia in persona. Conrad, lascia che ti presenti Jane, comandante in capo delle Ali Rosse, la più grande gilda di mercenari delle città libere. È un piacere, signora. Il piacere è tutto mio. Come ti dicevo, ho fatto venire la comandante fin da Canver per far luce su un contratto. Victor dice che avete declinato, che non ci sono più uomini da reclutare, è vero? Vero come il cristallo in pezzi. I nobili sono venuti a prendersi fino all'ultimo uomo, e non solo da noi Ali Rosse. Conoscete le sette casate? Vi sono almeno due spade al soldo di ognuna. Certo, ci è rimasta qualche recluta. Se è questo quello che cercate. Allora, Conrad? Credi che i migliori uomini di Dalimil non possano difenderla meglio di un mucchio di novellini impreparati? Che una marmaglia di sbarbatelli saprebbe vendicare meglio di voi la morte dei vostri valorosi uomini? Certamente no. Mostreremo a quei bastardi chi siamo. Non ci credo, ha funzionato. Beh, Conrad non è esattamente il più brillante da queste parti. E c'è un motivo se ho deciso di far parlare voi e non Sid. Grazie, mia signora. Perfetto, e adesso andiamo a parlare con l'altro. Ma adesso le posso... ci posso parlare? Ottimo. Non ci sono già stati abbastanza scontri. No, però me la dice ancora bloccata. La mia reputazione sarà rovinata. Rovinata! Calmatevi, Lord Igna, che vi prego, prima che vi facciate del male. Perdonate l'intrusione, ma... Fuori! Vattene! Pago queste stanze per non essere disturbato! Lasciami in pace! Per favore, permettetemi di scusarmi. Il mio signore attraversa un momento difficile e non ama gli ospiti che arrivano senza preavviso. Radim! Sbarazzati subito di quell'idiota! Certamente, Lord Ignak. Mi dispiace se usciamo un attimo fuori. No. Scusa se ti ho creato dei problemi. Quello? Oh, no, no, no. Sua signoria è fatta così. Anche se gli eventi di stamattina l'hanno reso un po' irritabile. È stato privato del suo bagaglio, capite? I ladri hanno anche portato via una considerevole somma di monete. Monete che il locandiere vorrà presto riscuotere. Non è che tra gli oggetti rubati c'era una certa lama? Una spada a filo singolo, acquistata da una mia amica mercante. Ah, conoscete Lady Caron? Sì, purtroppo temo di sì. Allora recupererò il bagaglio di Lord Ignak, ma a una condizione. Dovete soltanto chiedere. Vi concederò tutto quello che sarà in mio potere accordarvi. Voglio un'udienza con Lord Ignak. Dovrebbero bastare alcuni minuti, e poi me ne andrò. Sarei sciocco a rifiutare una simile condizione. Certo, avrete la vostra udienza. Non avete visto dove sono andati i ladri, vero? Purtroppo, no. Ma ho fatto alcune domande discrete per conto di sua signoria. E so dove potreste trovarli. Al letto del bandito. Dicono che tutti i soldi sporchi di Dalimil passino da quell'angolo malfamato del Belcroi.
E allora mi recherò lì. Nel frattempo parlerò con Lord Ignac e organizzerò un'udienza per il vostro trionfante ritorno. Saresti molto gentile. Arrivederci e buona fortuna. Beh, almeno abbiamo un paio di informazioni. Potremmo ancora comprare qualcosa? Ah, eccolo qui! Natalie, permettimi di presentarti Lord Underhill della prestigiosa Lega dei Mercanti di Randellà. Lord Underhill... a servizio. Underhill? Stavo giusto informando l'amabile signora della nostra conversazione e del vostro rammarico per il pessimo stato delle scorte della capitale. Lubur non è soltanto convinto che i granai sarebbero quasi vuoti, ma anche che la guerra e la piaga impediranno al raccolto di riempirli in vista del prossimo inverno. È così, senz'altro, proprio così. I nobili stanno facendo incetta delle scorte cittadine di orzo e vino, facendo salire i prezzi al di là della portata delle persone. La rivolta dei contadini è questione di tempo. Peggio di quanto pensassi. Se Lord Underhill dice il vero, temo vi siano poche speranze di rifornire le nostre, ahimè, già misere scorte. E sebbene approvi il vostro tentativo di dissuadere i nostri cittadini più agguerriti dal cercare vendetta, temo che Conrad abbia buoni motivi per affermare che i banditi faranno presto ritorno. Il che significa che ora più che mai occorrerà preservare quel poco che abbiamo. Cibo, armi, erbe, ogni cosa. Se la nostra città sarà chiamata ad affrontare non solo queste, ma anche le avversità future, dovremo rimanere uniti. D'accordo. Se servirà a difendere la mia casa, allora lo farò. Questa messa in scena non serviva. Grazie, Clive. La tua interpretazione è stata a dir poco magistrale. Non se l'è bevuta. Non era certo buona, ma credo abbia prodotto l'effetto desiderato. I miei esploratori torneranno presto. Incontriamoci al bacio dell'Erica e discuteremo sul da farsi. Prima però fammi finire la quest. Dubito che i nostri ruoli in questa pantomima fossero così necessari. Non lo so. Conrad sembra molto preso. La bottega. Veramente possiamo concludere sta quest. Bella. Abbiamo compagnia. Forza, tagliamo la testa a questo bastardo. Vai così. Addio!
Deve essere il bagaglio di Ignek. Sembra tutto integro. Bene. Riportiamolo a Dalimil. Ok. Dicono che devo ringraziare te per il recupero dei miei beni. Come devo chiamarti, buon uomo? Wyvern. Lieto di fare la vostra conoscenza. Un nome davvero formidabile. Bene, Wyvern, sembra che io sia in debito con te. Radin mi dice che hai richiesto un'udienza. Tutto qui? Alcuni momenti del vostro tempo basteranno, sì. Sei un tipo strano, Wyvern. D'accordo, parla. Master Wyvern si chiedeva se poteste dirgli qualcosa di una certa spada a filo singolo recentemente acquistata. Oh, una vera e propria opera d'arte quella! Caron ha contrattato molto sul prezzo, ma le avrei venduto persino Radim pur di ottenere quella spada. È stata forgiata nelle isole esterne, oltre i gemelli. E viene usata esclusivamente dai praticanti di una particolare scuola di spada. Questi ritengono che il combattimento richieda un singolo colpo e affilano le proprie lame fino a raggiungere la perfezione. Ogni spada è realizzata per un singolo colpo perfetto e per quel colpo soltanto. Al secondo si spezzano. Vi è una spietata bellezza in tutto ciò. E come le affilano così? Ottima domanda. Beh, usano una cote, ovviamente. Più di una cote, anzi, un'intera gamma, dalla più ruvida alla più fine. 10.000 passaggi con una pietra e di nuovo 10.000 con un'altra. Ma è l'ultima pietra a conferire alla lama la sua leggendaria affilatura. Un minerale piuttosto esotico da queste parti. Ed è questa la chiave, l'ingrediente segreto. Wyvern, sono certo che la mia Lectio Brevis non sia all'altezza dei servizi resi. Ecco, prendi, con i miei ringraziamenti. Proprio la pietra di cui parlavo è ancor più rara della spada stessa tra i collezionisti. Ed è un compenso molto più adeguato. Grazie. Perdonate l'intrusione, mio signore, ma è giunta l'ora di preparare la nostra dipartita. E sia! Mi ritrovo in spietata competizione con un altro collezionista di rarità. Sono un passo avanti a quello spregiudicato mascalzone, ma lui preme alle mie calcagna. Ci sono molti altri collezionisti in giro. Fin troppi. Solo uno, tuttavia, considero la mia nemesi. Lord Byron Rosfield. Ed è da sempre una vera spina nel fianco! Posso immaginare. Addio e che le nostre strade si incrocino ancora! Radim, non indugiamo oltre! Credo che Sua Signoria vi abbia preso in simpatia, Mastro Wyvern. Grazie ancora del vostro aiuto. Arrivo, mio signore. Arrivo subito. Non c'è da meravigliarsi che si tratti di zio Byron. Allora, vediamo un po' cosa può fare Blackthorn con questa cote. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, ciao belli!